Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a quest'altra puntata su Bridges of Light. Aspettiamo ancora un po' per vedere un po' di persone che si collegano con noi questa sera e poi vi presento il nostro ospite di questa sera. Questa sera io mi trovo a Catania e sono qui per insegnare un corso di terzo livello Reiki di cui poi parleremo approfonditamente. E aspettiamo che qualcuno... Ciao Pamela, come stai? Ciao Patrizia. Ah, ciao Patrizia. Io la conosco Patrizia. Ah, Patrizia la conosci, ok, sì. Bene. Ciao Katia, buonasera. Allora, questa sera io mi sono collegato da Catania, dicevo, dove sto insegnando una classe di terzo livello Reiki. Sapete che il mio terzo livello Reiki dura 3 anni ed è più un corso di formazione spirituale dove non solo insegno io, ma c'ho anche altre persone che vengono ad insegnare. E questa sera io voglio presentarvi un mio carissimo amico, nonché un mio studente, Salvo Disca. Ciao a tutti, qui. Buonasera. Salvo è un mio studente di Reiki, ma ha tutta una storia particolarissima alle sue spalle che adesso lui vi illustra. Ma Salvo è un cantante, me l'ha detto tante volte, ma non mi ricordo mai se è un tenore, un controtenore, contrabbasso. Un contrabbasso soprattutto, un violoncello. No, in realtà sono un po' di cose, perché il mio percorso artistico è molto variegato. In realtà mi sono diplomato da baritono rossiniano, ma da qualche anno a questa parte ho intrapreso la carriera e lo studio di controtenore, quindi con una voce che emula un pochettino quella dei castrati, degli evirati cantori che spopolavano nel Settecento. Oggi ovviamente, grazie al cielo, una mutilazione simile è fuori legge, quindi con, chiamiamole così, delle tecnologie abbastanza moderne, si prova ad imitare la voce di questi castrati con il falsetto, lo diciamo così, in soldoni, così da capirci. Ho chiesto a Salvo di intervenire questa sera ed essere mio ospite, non solo perché lui ovviamente, non solo lui è cantante, quindi si occupa di musica, ma è anche molto di più. Per cui lui lavora con il Reiki, ma lavora addirittura con i chakra che vedete alle nostre spalle, ma ha fatto un lavoro particolare con i suoni dei chakra e adesso lui questa sera ci parlerà proprio di questo. Ho chiesto poi a Salvo di essere ospite di Bridges of Light una volta al mese. Come l'ha chiesto, mi ha quasi obbligato, che ha una nuance un po' diversa, però vabbè. Ok, lui ha accettato perché secondo me... Eccoci, siamo di nuovo in linea. Ci siete? Ok. Buonasera a tutti. Vedo che già siete 25 persone e siamo qui in collegamento da Catania, dove siamo con il maestro Salvo Disca. Vi ricordate alcuni tempi fa, a maggio, abbiamo avuto un coro gospel e Salvo era il maestro che dirigeva il coro. Per cui Salvo, a te la parola, ho parlato già abbastanza. Va bene, ci proviamo. Come è funzionata questa cosa? Io, in quanto cantante, non divido il mio lavoro fra la parte artistica, quindi in teatro, o di prosa o di lirica, dipende, e poi ovviamente la parte didattica. Mi rendevo conto che le persone che si rivolgevano a me per cantare non venivano solamente per cantare e basta, ma per fare qualcosa per se stessi. E io cercavo di aiutarli in questa tacita richiesta di aiuto, cercando di
veicolare il suono in una maniera un po' più energetica, oltre che ovviamente quella, quella tecnica, se vogliamo anche un po' estetica, no? Uh-huh. E, ho cominciato a fare cose, ma così un po' a casaccio. Avere conosciuto la disciplina del Reiki mi ha assolutamente dato un aiuto a dare il nome a determinate cose che magari percepivo, però non comprendevo fino in fondo. E il percorso Reiki in questi tre e mezzo forse, se non per non dire quattro, sì, quattro anni. Mm-hmm. Dal primo livello sicuramente quattro anni. Eh sì, certo, per forza. Insomma, in questi lunghi anni mi ha aiutato veramente a dare forma a delle cose, a farmi un'idea rispetto a questa faccenda e a per concretizzare alcuni studi molto interessanti. E, primo fra tutti il fatto che comunque il nostro corpo vibra e quindi i suoni non sono mai una parte casuale del nostro di quello che il corpo produce e quindi registra. Salvo, fatti fare una domanda. Allora, tu hai sempre ovviamente avuto una certa pratica spirituale. Come hai, poi abbiamo, ci siamo conosciuti, hai conosciuto la pratica del Reiki e ovviamente te ne sei innamorato perché altrimenti non avresti pensato di fare il percorso triennale, che comunque è molto faticoso. Come assolutamente, sai, assolutamente. Molti dei tuoi colleghi che hanno cominciato con te poi si sono ritirati perché non è da tutti, ecco. Portare avanti un percorso così faticoso energeticamente parlando. C'è anche, come dire, una buona dose di predisposizione e di voglia introspettiva. Assolutamente, un lavoro di crescita, di crescita personale. Sono collegati con noi Adele Isinno, che fa questo percorso con me a Napoli. Ci sono Katia, San e Patrizia, che sono miei colleghi di corso, amiche qui a Catania. Quindi voglio dire, ci sono sempre persone, più persone che vogliono cercare di fare un lavoro su di loro. E infatti Patrizia dice sono 5 anni, non 4, non è poco. Ecco, figurati se Patrizia non diceva che erano 5 anni, magari poi per te saranno anche 10, però voglio dire. Però ok, questo weekend abbiamo fatto, oggi abbiamo fatto una giornata e domani ne prenderemo un'altra. E sapete, Salvo ovviamente è un insegnante, un maestro, e per un poco ha diretto anche il coro Reiki che noi volevamo creare con tutte le persone che fanno Reiki, per cui però poi questa cosa, poiché noi facciamo tante cose, mille cose insieme, quindi lui poi c'ha i suoi impegni, io vado sempre avanti e indietro, ma volevo chiedere a Salvo, però questo è un progetto che riprendiamo, magari lo diciamo a tutti, il nostro obiettivo era creare un coro che fosse costituito da operatori Reiki e veicolare in una certa maniera i suoni con le energie che chi opera Reiki ben conosce e riuscire a portare questo, come dire, questi suoni vibrati in maniera particolare, pregni di energia Reiki negli ospedali, nelle case nelle di riposo, sì, nelle carceri, appunto per creare una musica che veramente guarisce e innalza le frequenze di alcune persone e di alcuni luoghi. Quindi è un progetto che riprenderemo perché assolutamente è una cosa molto. Però io volevo chiederti, allora, come tu hai pensato di approcciarti al Reiki, anche questa sera lo stiamo spiegando, attraverso la musica, attraverso i chakra, attraverso i suoni dei chakra, ogni chakra ha un suo mantra particolare, per cui raccontaci un po' questa cosa. Ma si dovrebbe partire da... E se avete voi delle domande da porre a Salvo Disca, ponetecele anche. Bene, sì, certo, con molto piacere. In realtà la scintilla che mi ha fatto scatenare l'interesse per il canto e la parola, non solo in quanto tali perché è il mio lavoro, ma anche come qualcosa in più, quindi come uno strumento molto valido e molto forte, è la Genesi della Bibbia, dove praticamente viene le prime parole, credo sia appunto... sì...
vabbè, Genesi comunque, Vecchio Testamento, in principio era il Verbo, uh-huh. e il Verbo era Dio, e il Verbo era presso Dio. Perché effettivamente noi prima di essere quello che siamo, quindi energia, carne, tessuti, ossa, acqua, siamo vibrazione, siamo suono. Rispetto a questa consapevolezza, quindi che tutto parte da un suono, quindi noi partiamo e noi innanzitutto siamo suono, ho detto allora è proprio questa la chiave, è proprio il suono la chiave di tantissime cose. Una fra tutte, molto importante, la guarigione. Quindi ho cominciato a studiare, scoprendo sia tramite insomma letterature sul caso, sia tramite un percorso personale di indagine e di analisi, che ogni chakra vibra a un suono, ogni organo vibra a un suono, e che addirittura noi abbiamo un, chiamiamolo così, un suono personale. Bravo. Cioè la nostra, la nostra essenza vibratoria di fatto suona, risuona, ed è possibile ascoltare questo piccolo, minuscolo suono che viene dal nostro interno. E... nel nostro nella nostra nella realtà che viviamo, che è una realtà di terza dimensione che sta traghettando alla quarta, ci sono determinati tipi di senti, di dettami. Sì, vogliamo, vogliamo, poiché tu c'hai questa voce meravigliosa, vogliamo mantrare già da subito, così che loro possano sentire proprio le vibrazioni della tua voce, che comunque sono di guarigione. Oggi abbiamo trascorso una giornata pesante, siamo così stanchi, siamo anche un po' scombussolati energeticamente parlando, ma io voglio che loro ascoltino proprio le vibrazioni della tua voce che vanno a toccare le corde del loro cuore. Guarda, potrei cantare un piccolo mantra. Vabbè. Che generalmente faccio durante le mie sessioni personali di yoga. Se ci dici come si chiama. Om Namo Bhagavate Sat Chitananda Namaha. Ok, ve lo faccio sentire. Ascoltate bene il maestro Salvo Disca. Chitananda Namaha. Om Namo Bhagavate Sat Chitananda Grazie a voi. Che meraviglia. Ho fatto tra l'altro una cosa particolare. Non ho solamente recitato il mantra, sì, così tre volte utilizzando tre dinamiche diverse. Ho proprio spostato energeticamente i suoni, cercando di interiorizzarli sempre di più. Quindi quello che magari voi avete sentito è la prima volta forte, la seconda volta mezzo forte, la terza volta piano. In realtà sì, è anche questo, per carità, ma ho cercato di spostare sempre più all'interno la vibrazione di questo mantra, quindi cercare di introiettare le vibrazioni del suono che ho emesso. Tecnicamente direi cercare di farle risuonare di più nelle cavità laringee, no? Ma questa cosa ha uno scopo proprio introspettivo e anche curativo del suono. A questo proposito io parlerei un po' dei chakra. Sicuramente tutti sicuramente voi... loro non li conoscono. Ecco, loro non li conoscono bene. Vabbè, ce l'abbiamo qua dietro. Come vedete sono questi
sette simboli con sette colori. Il primo chakra qua sotto, nascosto un po' dal mio tavolino e dalla lampada di sale, è il chakra della radice. È il chakra di radicamento il più basso. Ovviamente noi parleremo solamente dei sette chakra più importanti, perché nei testi Veda è segnalato che i chakra siano più di 880 milioni all'interno del nostro corpo e fuori dal nostro corpo, perché sono dei chakra che sono situati nel nostro corpo aurico, poi nel nostro corpo astrale, nel nostro corpo eterico, nel nostro corpo causale. E parliamo dei sette principali. Stavo scherzando prima quando dicevo che loro non li conoscono. Ah, ecco, li conoscono tutti, però parliamo dei mantra, dei certo. Chakra, che tu sei comunque esperto di questa cosa. Di base. Poi di Salvo di tanto in tanto mette delle parole in siciliano che io non conosco, quindi non so che cosa abbia detto in questo momento. Niente, la prossima facciamo, come dire, introduzione al siciliano, propedeutica al siciliano. Ecco, vai. Quindi ogni singolo chakra ha un suono. Ci sono diverse teorie di intonazione dei suoni rispetto ai chakra e rispetto a come si interfacciano i chakra appunto alle vibrazioni dei singoli suoni. Ovviamente scegliamo quella più semplice, che è quella sulla scala di Do. Di fatto il primo chakra entrerebbe in risonanza con la nota Do, che è la nota più famosa, la nota con la testa tagliata, la prima nota che si impara, che si suona, che si intona. Di conseguenza il secondo chakra, il chakra sacrale, entra in risonanza con la nota Re. Il terzo chakra, o plesso solare come sapete bene, risuonerà con la nota Mi. Quarto chakra, chakra del cuore, la nota sarà Fa. Quinto chakra, chakra della gola, la nota sarà Sol. Terzo occhio, quindi sesto chakra, la nota di riferimento sarà il La. E la settima, quindi del settimo chakra, il chakra della corona, sarà il Si. E che facciamo? Intoniamo? Certo, assolutamente, così vediamo, proviamo tutti quanti a vedere un pochettino cosa sentiamo. Intonate con noi questa cosa che adesso lui ci dice, di che cosa sentiamo con le note musicali e i sette chakra. Ovviamente, ecco, qua c'è una domanda, sì, di Rosanna in che modo è stata una tua allieva, sì, a Napoli? Come no, ciao Rosanna. In che modo le vibrazioni della nostra voce possono influire sulla nostra aura? Già dal momento in cui cantiamo consapevolmente o intoniamo una nota consapevolmente, quella nota entra immediatamente a modificare e a innalzare le nostre frequenze. È più facile fare il controllo, cioè se noi riusciamo a innalzare le frequenze del corpo, per seconda intenzione si innalzeranno le frequenze dell'aura. E la modalità è semplicemente che sono tutte quante energie. L'energia risponde sempre e comunque all'oscillazione, alla sollecitazione fisica. Se io faccio questa cosa a Gaetano, effettivamente sposto delle cose a livello del suo campo aurico, no? Quindi mettiamo caso, se Gaetano avesse, non lo so, un peso al cuore, questo movimento, tanto quanto l'intonazione di un suono ben preciso che io metto in risonanza con la sua aura, ha lo stesso tipo di risultato, se non più forte, cioè quello di dissipare le parti di energia che non sono un pochettino più stagnanti. Facciamo qualche prova pratica, perché loro secondo me vogliono ascoltare questa cosa piuttosto che tutta questa teoria che poi tu ci spiegherai quando farai il tuo proprio programma. Vabbè, però voi mantrate con noi. Cominciamo quindi a mantrare la nota Do e cerchiamo di capire che tipo di relazione ha con il primo chakra. Siete pronti? Questa è la nota, la do a tutti. Do. Proviamoci insieme, chiudiamo gli occhi, prendiamo un bel respiro. Do. Do.
riproviamo un attimo. Do. Questa maniera stiamo veramente armonizzando il primo chakra. Una cosa che possiamo fare è unire a questa nota ovviamente il mantra proprio di questo chakra, che è appunto la sillabazione del mantra di questo chakra, è LAM. Quindi proviamo su questa nota a cantare LAM. Poi vi spiego cos'è questa forchetta. Lam. Proviamoci. Lam. Quasi quasi rimetto a voi le sensazioni. Assolutamente. Rispetto a questa cosa. Diteci che cosa sentite, che cosa provate mentre facciamo questi esercizi. Ripeto, questa è solamente una prova, perché poi Salvo, quando farà le sue puntate, di puntata in puntata vi porterà a capire bene di un chakra, il suono del chakra, il mantra del chakra stesso. E c'è anche da dire questa cosa, rispetto alla nostra densità, la nota che più in assoluto risuona col pianeta Terra in generale e quindi con noi è la nota del sesto chakra, ovvero il La. Questo per tanti motivi, ecco perché infatti insomma in musica si dice diamoci La, perché ha un determinato tipo di frequenze che sono pari. Mentre le altre note generalmente sono con oscillazioni un po' impari, quindi sono più difficili. Non per niente è la nota del terzo occhio e lascia intravedere la necessità che ha che hanno gli esseri umani di sviluppare le qualità inerenti al terzo occhio, quindi quello di vedere e di vedere oltre. D'altronde siamo qui sul pianeta Terra a fare questa esperienza appunto per riuscire a fare appunto per riuscire a vedere oltre determinate cose, ed è quella cosa che ci permetterà di evolverci in quanto specie in maniera sicuramente molto più veloce rispetto a quello che stiamo tentando di fare adesso. Andiamo avanti con la seconda nota. Va bene, andiamo sul secondo chakra. Se abbiamo detto che la prima è Do, la seconda sarà Re. Re. La facciamo direttamente con la sillabazione col mantra proprio del secondo chakra, che è... ecco, guarda, Katia ci dice mantra LAM. Una sensazione bellissima di radicamento, esattamente questo. Dal momento in cui vi serve radicamento, provate a mantrare la nota Do con la sillaba LAM. Se avete qualche dubbio, potete anche, vi faccio vedere una cosa, scaricare un'app simile, in maniera tale da potervi prendere la nota di riferimento, che in questo caso è Do. Generalmente sui tasti non si vede tramite la telecamera che stiamo utilizzando. Aspetta, forse no, manco per niente. Vabbè. Si vede, ma ci sono scritte le note, quindi chiunque lo può fare, anche se non ha, come dire, una degli studi musicali anche basilari dietro. Chiunque abbia bisogno di radicamento può lavorare quotidianamente sulla nota Do e la sillabazione LAM. Quello che noterete immediatamente è proprio una distensione della zona perineale
è più indirizzate proprio a, a fisicamente intendo a, dall'interno questo suono a, a quel chakra, più lo sentirete lavorare, più riusciranno ad attivarsi tutte le potenzialità del chakra. Andiamo al secondo chakra, quindi il chakra sacrale, la nota di riferimento è Re. Re? Re. Re o Re? Do Re mi fa. No, Do Re, il Re è il sovrano. Ah. Re è aperto, come nota. Vabbè. Quindi Do Re, Re. Re è aperto. Re, quindi lo facciamo con la, con la, col mantra Vam, vi faccio ascoltare. Va. Proviamoci insieme. Ah, sì, dove? Sì, ok, per sicurezza. Va. Facciamo altre due volte. Va. State mantrando con noi, vogliamo sentire quello che sentite. Vam fa parte del secondo chakra, ci raccontate un po' le vostre sensazioni a livello di chakra, ma anche nel tutto il corpo, ecco. Assolutamente. Fra le altre cose, proprio le prime tre note associate ai primi tre chakra sono molto forti, anche a livello di una sensazione veramente fisica e non solamente energetica. Io utilizzo sempre, ad esempio, la mantrazione di Vam, appunto per distendere tutta la zona sacrale, alla quale ho sempre qualche problema, no? Come faccio? L'intento è quello di indirizzare questo suono proprio sul chakra di riferimento, in questo caso il secondo, oppure su un punto specifico e inerente a questo chakra, che magari sappiamo essere il nostro punto debole o ci fa male più di qualche altro. Va bene, io andrei avanti. Assolutamente. Andiamo con la nota Mi, che quindi fa parte del terzo chakra, e la sillabazione di riferimento è Yam. Yam. Yam, no Yam, Yam, no, quello, quello è un'altra cosa. Giovanna Manzo, quale nota? Ecco, Adele dice con il secondo vibro di più. Adele, quindi lavoraci, perché è molto probabile che il tuo corpo abbia bisogno della vibrazione. Lavoraci, del Re. Adele, lavoraci. Beh, il maestro Bacchetta. Sì, è molto probabile che il tuo corpo abbia veramente bisogno della vibrazione della nota Re. Fallo ovviamente con Vam. Quale nota agisce sulla gola? Ci stiamo per arrivare, anche perché io ho una storia... Giovanna, siamo al secondo chakra, vogliamo aspettare. Ci stiamo arrivando, dai, Giovanna. Giovanna, un po' di pazienza, chakra, dai, che gola. Fra 5 minuti secondo me ci arriviamo. Se allora, fate i bravi ci arriviamo. Allora, quale... Andiamo avanti con la nota Mi, che fa parte del terzo chakra, e la mantrazione di riferimento è Yam. Intono la nota Mi. Proviamoci insieme. Un bel respiro profondo. Ciao Davide. Ok, parlo con Francesca che ci scrive O. Poco fiato. Ah. Francesca, non ha importanza, a parte il fatto che se lo fai ogni giorno il fiato aumenta, ma fallo rispetto, e vale per tutti ovviamente, fallo rispetto alla gittata del tuo fiato. Quindi prova a conoscerti e dividi
il mantra fra la prima parte, che ovviamente se l'am o vam, in questo caso yam, che è ya, e la seconda parte, che è una m. Mm. A questo proposito, vorrei dirvi una cosa importante. Potete anche cantare, mantrare quello che volete con altre sillabe, con altri suoni. Ma io vi consiglio vivamente che siano, che in questi suoni che magari vi inventate ci siano la M, la N e o la A, perché sono delle lettere sacre, non per niente sono le lettere che ci sono nella parola Amen. Delle ricerche sugli esseni che sto praticando in questo periodo, grazie Anna, ciao, ci vediamo presto, mi hanno portato a scoprire appunto questa cosa, che queste tre lettere del nostro alfabeto A, M ed N sono delle lettere sacre e hanno una potenza, ma non voglio che mi crediate, voglio che sperimentiate voi, hanno una potenza inaudita, se utilizzate bene. Non è che possiamo, scusa se ti interrompo, fare anche il mantra Mi per il terzo chakra? Assolutamente, ecco, assolutamente. Perché secondo me per alcune persone potrebbe vibrare ancora di più. Assolutamente, anche perché la I è più tagliente, quindi riesce ad arrivare più lontano in generale. Dai. Ascoltate come è cambiata veramente la frequenza del nostro suono. Il terzo chakra e la nota Mi sono veramente più gentili, come è un suono più gentile e più avvolgente, mentre i primi due erano un pochettino più robusti. Parlo ovviamente non dal punto di vista dell'intonazione, proprio dal punto di vista energetico del suono stesso. Quindi facciamo il mantra del terzo chakra, però lo facciamo con la parola della nota, quindi Mi. Mi. Tutti insieme, proviamoci, se no il maestro si arrabbia. Tutti insieme. Mi. Rifacciamo sempre tre volte. Mi. Forte rispetto a Yam che abbiamo mantrato prima per il terzo chakra. Io sì, effettivamente, poi fra l'altro stiamo cantando a una vicinanza veramente ristretta, quindi riusciamo ad avvolgerci a vicenda. È una sensazione molto bella. Da questo l'importanza di cantare insieme agli altri e non solamente da soli, perché si decuplica l'effetto della vibrazione sonora. Ciao Roberta. Pensi che sono bravo? Sì, maestro, si chiama Captatio Benevolenze, non si fa in diretta. In diretta per giunta davanti a 30 persone. Andiamo al Fa, andiamo al quarto chakra. Proviamoci allora sempre con la nota Fa e poi utilizziamo Yam, che è la nota di riferimento. Mi devo avanzare? Devo fare? Sì, però. Vai. Fa. Proviamoci insieme sempre tre volte. Fa. Di nuovo. Fa.
Molto bene. Ci proviamo adesso con il mantra Yam. Vi ricordo che il quarto chakra ha a che fare con l'elemento aria. Rosanna dice: con le cuffie le vostre voci vibrano in tutto il corpo, bella sensazione. Davide Rozzoli dice: siete troppo simpatici insieme. Vabbè. Davide, ci manchi. Davide, torna presto qui a Catania. Sappiamo, abbiamo saputo che state organizzando un corso. Bravo, bravo, bravo. Patrizia Panebianco dice: questo mi è durato ad oltranza. Bene, bene. Ah, il nostro, tu dici, ok. Sì, infatti, infatti. Sì, ok, perfetto. Va bene. E invece Giussi diceva addirittura: buonasera Gaetano, salvo e a tutto il gruppo, bellissimo, vibrate fin qui nel bosco. Bello, Giussi, vivi nel bosco? Lei vive nel bosco tra le fate, fa delle trasmissioni qui su Bridges sulle fate, meraviglioso. Ma non mi è mai capitato, no, devo starci attento, Giussi. In che senso? Mi mancano le puntate di Giussi, non le ho viste mai. Non le hai viste mai. Non sarà capitato. Va bene, andiamo, proviamo sempre con la nota fa e con la sillabazione Yam. Quindi quarto chakra. Quarto chakra. Quindi quarto sentite chakra. Questa grande espansione al chakra del cuore con questo mantra Yam. Fra l'altro, e la prossima volta ti interrogo, provate a lavorare proprio sul quarto chakra, appunto per la sua ambivalenza. Questa nota per cosa la posso utilizzare? Quindi per sviluppare l'amore universale, quindi verso tutti. La posso utilizzare per sviluppare l'amore verso me stesso. Ed ovviamente prima deve essere l'amore verso noi stessi e poi possiamo provare a profonderlo agli altri. Ed è un ottimo lavoro, soprattutto per le persone che non hanno fiducia in se stessi. A questo proposito, mi piacerebbe parlare, la posso fare un po' di teoria? Tu lo sai, io sono poca teoria, se no la gente si annoia, se ne va. Va bene, ma è importante. La dice molto lunga, abbiamo detto che quindi il suono è vibrazione, la vibrazione riesce a plasmare la realtà. Il suono sono anche le parole. Quindi molto spesso, Masaru Emoto ha fatto un sacco di esperimenti da questo punto di vista, ma non solo lui, anche altri gruppi scientifici che oggi stanno, magari la prossima volta vi linko qualche cosa, stanno proprio documentando scientificamente la valenza vibratoria della parola, del verbo, chiamiamolo così. Pensate a quante volte diciamo a delle persone: ah, stupido, scemo, non sai fare niente, o a quante volte lo diciamo a noi stessi. Noi in quel momento stiamo sancendo una realtà. Dal momento in cui la faccio diventare verbo, quindi vibrazione, quella realtà agisce in noi. Con degli amici abbiamo fatto il famigerato esperimento del riso, che poi magari possiamo mostrare non loro. Perché uno non si può alzare davanti alla telecamera. Chi l'ha detto? Te lo dico io. Va bene, la prossima volta me lo preparo, ve lo faccio vedere. quindi... A maggior ragione per chi pensa di non essere all'altezza, di non essere mai abbastanza, questa è la vostra nota, cioè la nota fa con il mantra di riferimento. Margherita, sei entrata in questo momento e secondo me questo è proprio per te, questa grande espansione di cuore, questa energia che adesso stiamo mantrando tutti insieme, e ti prego proprio di mantrarlo insieme a noi, di fare questo mantra, ok? Volevo solo leggere il messaggio di Adele che dice: con questo fa, che quindi la nota precedente, l'energia si espande anche al di fuori. Sì, è veramente forte e catalizzatrice di belle cose. Quindi com'è la nota adesso? Proviamoci insieme. È la nota musicale? Yam fa yam. Andiamo? Ci riproviamo.
sempre molto forte, soprattutto per chi mette consapevolezza in queste cose, perché tutti avremo intonato un fa nella vita. La chiave di lettura ovviamente è la consapevolezza, perché non sempre fare le cose le fa funzionare, le fa andare. Sì, magari sì, a volte vanno da sé, no? Se una mamma fa una carezza a un bambino perché si è fatto male, quello di fatto è Reiki. Dal momento in cui però una persona mette consapevolezza in questa azione, il suo risultato raddoppia, o forse si centuplica, chi lo sa? Assolutamente. Assolutamente, si centuplicherà. Rispondiamo a Giovanna finalmente. Siamo arrivati a Giovanna la gola. Giovanna Manzo, per te la gola. Allora, chakra della gola, la nota è il sol. Usiamo ovviamente il mantra del chakra della gola, direi. Tutti che allora, prima facciamo sol. Sol. Proviamo sol insieme. Che lo conoscete tutti quanti più o meno, e così vi accordate tutti quanti a noi. Gola, gola, mi raccomando. Sol, gola. Questo suono è molto importante, ha a che fare con tutto il non detto, e oggi purtroppo per costume, perché la società a volte ci insegna delle cose sbagliate, non diciamo tutto quello che dovremmo dire, ci sono dei... Spesso ci teniamo le cose in gola, non riusciamo a parlarne, non riusciamo a dire quello che veramente il nostro cuore ci dà, ci dice di parlare. Spesso parliamo con la mente, per cui è importante che questo chakra, questo mantra sciolga proprio le vibrazioni delle cose che non dette. Esattamente, è ovvio che non è come dire, non è la soluzione definitiva, ma è sicuramente la scintilla che fa detonare tutto un meccanismo, tutto un processo di evoluzione, di guarigione, di risoluzione dei problemi, qualsiasi essi siano e a qualsiasi chakra siano legati. Ed è uno strumento in più per accedere a delle cose che vorreste in qualche modo aprire, no? Rilassare anche. Molto spesso le persone hanno proprio la gola bloccata perché non riescono nemmeno a parlare. Quelle persone che parlano, come dice Stuart Pearce, quelle persone che parlano in questo modo, adesso vi cambio la voce, no? Che parlano con la testa, parlano. Invece bisogna sempre parlare dal cuore e far vibrare questa energia attraverso ovviamente la gola. Quello un po' che dicevo all'inizio, no? Proprio spostare le frequenze dei suoni all'interno. In questo caso è molto semplice, perché l'attenzione energetica che dobbiamo porre è esattamente sulla sede, nella sede dove vengono prodotti i suoni, a livello del quinto chakra. Non solo c'è la tiroide come ghiandola, ma ci sono proprio le corde vocali che vengono dominate da questo chakra. Giovanna dice: Salvo è proprio la persona che mi serve, queste cose non dette da troppo tempo, infatti. E poi dice anche: ma deve durare così tanto? Giovanna, se vuoi incontrare Salvo, adesso che farai il primo livello? Ma proprio quello che mi serve, secondo me, è questa la nota che fa per lei proprio. Sì. Comunque Salvo, se vuoi venire, quando inviteremo Salvo, quando facciamo il prossimo primo livello a Napoli, dove ci sei anche tu, magari lo portiamo con noi a Napoli. Quindi ci vediamo a Napoli. Magari. Proviamoci sempre proviamo sempre col Sol e con il suo mantra, che è fortissimo, anche perché al suo interno ha sia la A che la M che l'H.
è un'altra ham, esattamente, che è un'altra lettera importante, che ha delle, veramente delle, una forza interessante. Lo facciamo sempre tre volte. Adele scrive: ho visto il blu. È verissimo, Adele, è proprio una nota le cui frequenze sono blu, e anche verdi a volte se è mischiata con altre note, ma ne parleremo più in là, perché è un discorso un po' troppo complicato. Che scrive Rosanna? Sono semplici note ma mantrate, scaturiscono vibrazioni, io percepisco in cerchi, in cerchio fluorescenti. Grazie per questa bella diretta, va bene. Sì, sì, Giovanna, ci vediamo assolutamente a Napoli quanto prima, poi organizzeremo con Gaetano. E invece la nostra Roberta dice: quanto vibra, 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 vibra. Emilia da Milano dice: bellissimo, ora mi è venuto un lunghissimo IAM. Ovviamente, come in tutte le cose, la pratica ci aiuta e ci migliora. Più pratichiamo la mantrazione di questi suoni, più ne possiamo veramente usufruire, la loro forza aumenterà, la loro capacità proprio di essere messi aumenterà, tutto a buon rendere, insomma. Raccontateci se vi fa piacere ascoltare le lezioni del maestro Salvo Disca prossimamente su questo canale, perché io lo sto spingendo, lui è un po' titubante perché dice che è timido, pensate, un Salvo Disca timido non si è mai visto, ma voi... Non c'è un Salvo Disca timido su tutta la faccia della terra. Ecco, ma fateci sapere se vi sta piacendo questo programma, e ovviamente lo stiamo amando, poi Salvo è molto simpatico, e quindi lo aspettiamo sicuramente su Bridges of Light. Leggo Roberta Marano, sì, che Roberta ci scrive: Marano ci per scrive... me queste vibrazioni sono chiavi che aprono porte per stati alterati alti, e mi commuove. Sappiamo, insomma, Roberta, il suo percorso. Effettivamente sono meccanismi che lavorano tantissimo, scavano nel senso buono del termine, e ci permettono veramente di metterci in contatto con noi stessi e con delle parti di noi veramente molto antiche, che non fanno solamente parte ovviamente della vita presente, parti di noi che abbiamo dimenticato, e non mi riferisco solo ed esclusivamente magari a delle vicende traumatiche o karmiche, ma proprio ci mettono in contatto con tutta la storia della nostra anima. Apparentemente ti vogliono tutti in diretta, hai visto? Hanno scritto già una quindicina di persone che ti vogliono in diretta assolutamente. Non so se devo prendermela con loro o con te. No. Ci penso stanotte e domani vi do una risposta. No. Rispetto alla faccenda dell'antichità emotiva della nostra vita, in questa vita e nell'altra, è il caso di passare al penultimo chakra, il chakra del terzo occhio, che vibra sulla nota La. Questo che vedete, che sembra un pochettino una forchettina da patatine, in realtà è un diapason, e questo è uno strumento che dà la nota La. Questo però non è come tutti i diapason che esistono, cioè, tutti i più comuni diapason, perché i diapason oggi sono intonati a 440 Hz. E che significa? 440 oscillazioni al secondo, no? 440 oscillazioni al secondo producono la nota La. Questo invece è accordato a 432 Hz, che è l'accordatura del pianeta Terra. Cosa intendo per accordatura del pianeta Terra? Che qualsiasi cosa, ovviamente di naturale, che succede nel nostro pianeta, dal cinguettio degli uccelli allo scroscio del ruscello a un masso che rotola dalla montagna, tutto l'insieme di note che fanno, sono accordate a questa accordatura, quindi 432. Pensate che molti musicisti, prima l'accordatura antica si avvicinava molto a questa, quella che usiamo oggi è un pochettino più tirata, è un pochettino più, come dire, nervosa e nervoruta. Provate a fare un esperimento, ci sono diverse realtà musicali che suonano sia a 4,40 che a 4,32, provate a sentire la differenza, o anche due brani diversi,
prendete un brano, un brano normale a 4,40 e poi cercate una musica a 432 Hz e vedrete la differenza. Effettivamente, ciao Pina, grazie. effettivamente, sul nostro corpo quel tipo di frequenze hanno un altro tipo di risultato, di effetto. Rilassano il corpo e la mente immediatamente, e per chi lavora in maniera più avanzata con le energie si renderà conto che mettono immediatamente in contatto con altre energie molto più alte, altre dimensioni anche. C'è Adele Isinno dice Mozart, per esempio. Mozart, per esempio. Ma dove è scritta questa cosa? Ah, Mozart. Mozart ai suoi tempi lavorava a 4,32, oggi non viene più suonato a 4,32, anzi proprio ultimamente ci sono delle orchestre, una collega per esempio sta cantando un'opera di Mozart in Francia e gli hanno chiesto proprio una cosa a 4,30, cioè suoneranno tutta quest'opera a un'accordatura di 430 Hz, quindi molto vicino a 432. Bene, la cantiamo? Ok, prima la nota musicale e poi ovviamente il nostro bellissimo Om. Assolutamente. Sapete qual è il mantra del terzo occhio e quindi il sesto chakra? Il nostro amato, lo diceva prima Sara Verderi, Om. Om, ok? Io vorrei sapere chi di voi sta mantrando i suoni con noi, ok? No, molti, perché comunque hanno scritto che sentono queste cose. Ah. Ciao Daniela, sì, per chi conosce la musica questo è veramente un ambito veramente interessante che apre tantissimi cassetti e fa scoprire tantissime cose e amplifica tantissimo la nostra consapevolezza. E lo dico proprio a te che sei ex musicista, poi vabbè, non si può essere ex musicisti, lo si è sempre. Veramente può lavorare tantissimo su di te, con te e per gli altri questa cosa. Mm. Va bene, cantiamola. Sol, la. Siamo al la, siamo sul la. Sul la. La. Proviamoci. La. Ovviamente con l'om che ha tutto un altro tipo di sapore. Om. Om. Forza energetica di questa nota, di quest'om, veramente proietta in avanti, è come se proprio facesse fare un balzo in avanti e facesse veramente esplodere, ampliasse veramente le onde del nostro cervello. È ovvio che questo là lo possiamo prendere a qualsiasi tipo di altezza. Noi per esempio oggi abbiamo cantato om. Per le signore, ad esempio, potrebbe venire più comodo cantare lo stesso là, ma a un'altezza diversa. I signori potrebbero per esempio avere anche più facilità a mantrarlo. Mm.
Quindi l'importante è praticare, praticare tantissimo e cercare ognuno di noi la propria dimensione, non solo rispetto a qual è il mantra correlato al chakra che ci serve di più, e lo si capisce immediatamente perché il corpo si mette subito in contatto con le vibrazioni di quel suono, ma anche capire l'altezza del suono che ci conviene. Lo ripeto per la gente che ho visto che si è inserita adesso: basta avere una tastiera a casa oppure scaricare su un cellulare, visto che ormai oggi tutto si fa tramite questo, un piano free download, qualcosa di simile, in maniera tale da essere certi di pescare la nota giusta. Vibra il cranio e rilassa il fasciale frontale e apre l'occipite. Bellissimo, si apre tutto. Roberta Marano, hai proprio ragione, è esattamente questa la direzione in cui viaggia la nota Om, il mantra Om sulla nota La. È ovvio che sono cose, ci sono queste cose del mondo sottile, non sono aritmetiche. C'è per esempio, durante i trattamenti a me capita di utilizzare i suoni, mantrare i suoni, non sempre utilizzo questi suoni. È ovvio che poi ognuno di noi deve, relazionarsi col proprio sentire, che in quel momento può essere di un certo tipo, magari non ce lo spieghiamo immediatamente, ma c'è per certo una correlazione. Il che non significa fare quello che ci gira per la testa così tanto per, però sicuramente mettendosi in una dimensione di ricerca e di studio le cose vengono da sé, e ognuno di voi sono certo che lo saprà, perché c'è nel vissuto di ognuno di noi. Ultima nota? Ultimo chakra? Sì, poi anche perché il tempo stringe, dobbiamo quasi terminare, ma... E la mia casa si trasformerà presto in una melanzana, visto che sta per arrivare alla mezzanotte. No. Poiché non c'è nessuno dopo di noi, si stringe tutto quanto, diventiamo rinchiusi in una melanzana. Ecco, dovete sapere che Salvo è anche un bravissimo attore teatrale, quindi ovviamente tutte queste cose, ma è di una simpatia estrema. Guarda, ci stanno ridendo. Sì, lo amerete completamente come lo amiamo noi tutti del corso. E la cosa bella da dirsi è che, poiché non abbiamo nessuno dopo, possiamo andare anche un po' oltre le 10, le 22. Ci siamo, va bene, andiamo avanti. Lo facciamo direttamente con il mantra Aum. Aum, come se vi uscisse una cosa dalla bocca. Aum. Esattamente, allora proviamo a fare a non staccare le due vocali. Questo è l'unico caso in cui ci sono effettivamente, no, non è l'unico caso, l'altro è yam, però in questo caso ci sono la a e la om. Proviamo a far divenire la, quindi non staccare facendo a om, ma om. Facciamo sì che la o sia figlia della a. Quindi facciamogli prendere la stessa posizione. Wow! Meno male che era timido, Francesca Lapidari, buttiamola fuori questa. No! Ciao Francesca, no. Sto scherzando. Meno male che era timido. Vabbè, sì. Ah, sì. Oh. Ripeto, per esempio gli uomini, o anche Patrizia, che lei ha una voce abbastanza contraddire, a lei viene più facile. Questi sono i tre livelli a cui possiamo intonare il sì. C'è chi scende molto più in basso, chi va molto più in alto, ma vuol dire nella media sono queste le tre. Per cui ognuno di voi che ognuno di voi lo mantrasse come crede, ok? Questo altro lo faccio basso, dai. C'è anche Sara Verderi, che è una nostra Ciao, Sara. Bravissima speaker qui, relatrice su Bridges of Light. Lei è una maestra di Theta Healing e fa delle puntate meravigliose. Ah, Zelig vi aspetta, Patrizia. Sempre lei. Grazie, Patti. Dai. Ti vogliamo bene. Om.
indirizziamo davvero questo suono verso il settimo chakra, facciamo godere davvero il loto dai mille petali di questa sonorità che gli è propria, ridoniamogli la grazia di vibrare a questa frequenza. Li vogliamo mantrare io e te in tutte e tre le tonalità, così sì che... sì, il secondo lo facciamo più alto. Ah, okay. Non si sa mai. La terza sarebbe molto alta. Ci vuoi provare, Greta? Non la faccio solo io, è altissima. La fai anche tu, la faccio anch'io. Va bene, ci proviamo. Pronti tutti, eh? Bravo maestro! Hai visto? Wow! Rifacciamola! Mi ci vuole l'ossigeno. Impegnati, pratica e rifacciamo questa che mi piace. Avanti, forza, che il maestro ci ha appetita. Poi vi spiego cosa significa. Ci ha preso gusto. Ma le sorprese di stasera, una cosa esagerata. Andiamo. Sorpresa, bene, no? Sorpresona. Surprise. Bene. Va bene, questo è un pochettino quello che sono le note in correlazione ai sette chakra principali. Vorrei che tu raccontassi come cosa finale il lavoro che abbiamo fatto insieme sui registri akashici. Sì, un'esperienza molto bella. Abbiamo fatto questa esperienza meravigliosa. Adesso il vostro caro nuovo maestro su Bridges of Light, Salvo Disca, ve ne parlerà. È stato molto bello. Come sapete, il maestro Divo viene. Che cosa sta succedendo? Hai ragione, Emilia. Va bene. No, però come dicevamo, Gaetano Sanremo. Patrizia, sei unica. Okay. Che stavo dicendo? Akashic Dreams. Ah, ok, sì. Come sapete, Gaetano canalizza tantissime meditazioni e a un certo punto mi propone di collaborare facendo le musiche per una sua meditazione, la meditazione sulla libreria akashica. Probabilmente molti di voi l'hanno vissuta come meditazione, una cosa meravigliosa, cioè riuscire ad andare alla libreria akashica dove ci sono tutti i registri akashici che contengono i libri della vita di ogni singolo essere umano, di ogni singola anima che c'è nel nostro universo e negli universi attorno al nostro. Se fate le brave e i bravi, possiamo pensare di chiedere al nostro webmaster amministratore di mettervi il link della nostra meravigliosa libreria akashica. È online il nostro webmaster? Non credo, ma questa meditazione che abbiamo creato, io l'ho scritta e canalizzata, e Salvo ha canalizzato le musiche, si chiama Akashic Dream. Sogno akashico. Esattamente. Ed è stato un percorso bellissimo che mi ha portato a scoprire sonorità molto particolari. Chi di voi l'ha ascoltato o l'ascolterà vedrà, vi dico che qualsiasi rumore, suono, melodia è stata fatta da me, anche se sembrano tante persone a farlo, ed è stato proprio un percorso musicale che mi ha portato su queste frequenze, su questa tipologia di energie, una cosa che non avevo mai fatto ed è stata veramente molto molto bella. Dai cosa? Parliamone. Ma che dobbiamo dire? Che ne so. Parliamo di questa meditazione, è stata una cosa meravigliosa, una prima collaborazione che abbiamo fatto insieme. Non lo so. Dai, parla. Che devo dire?
Parla dei suoni, delle cose che tu hai creato per questa meditazione. Ma sì, ho creato praticamente questa sovrapposizione di suoni, anche sfruttando un principio di cui parla Darold. Non so se lo conoscete, Rodolfo Darold, come si chiama? Non ricordo il nome. Che dice che il Do e il Sol insieme, oltre al fatto che la loro combinazione crea il colore verde, riescano ad aprire il cuore. Quindi la quinta musicale, Do, Sol, questo tipo di intervallo è funzionale per l'attivazione energetica, per la predisposizione alla meditazione. Quindi ecco, il nostro Ponti di Luce è arrivato qui e potremmo pensare di chiedere a lui di mettere il link di Akashic Dream. Ma certo, va bene, ascoltiamo un pezzettino. Ascoltiamo l'ultima parte. Io ce l'ho sul cellulare, magari vediamo. Adele ci dice... Gustavo, ecco, grazie Roberta. Gustavo Roll? Sì, no, Rodolfo. Ma hai detto Roll? Io non avevo sentito Roll, se no te l'avrei detto. No, Adele, io e i nomi, pazienza. Adele, no, i CD sono troppo obsoleti, assolutamente non ce li abbiamo più. Tutto digitale. Tutto digitale. Adele. Praticamente ho cantato delle cose assolutamente canalizzate, che non hanno spesso apparente significato, su questi bordoni sempre presenti di prima e quinta, quindi come se fossero Do e Sol in continuazione. Ovviamente tante voci si sono mischiate insieme, tanti effetti. Ho messo per esempio all'interno di questa meditazione 7 suoni. Eccola qua, eccoci, quanti di luce. Ma non è un link, non lo possiamo ascoltare? Ponti di luce, la possiamo ascoltare? Ma facciamola ascoltare noi, prendi dal tuo cellulare. Sì. Allora, la prendo dal cellulare e la ascoltare. Ah, ok, ho detto che ho messo il link Amazon. Aspettate, non andate Attende, via. Prego. Nel frattempo che il maestro cerca questa cosa, volevo farvi riflettere su una cosa che dicevano gli antichi. Canta che ti passa, non è un modo di dire. Effettivamente tramite l'arte del canto riusciamo realmente a sciogliere, portarla molto avanti. Faccio ascoltare la parte finale. Prima fai ascoltare le piccole, le campanelle iniziali, no? No, io direi di andare direttamente alla fine. Prendile un po'. Riesce a sciogliere veramente dei nodi karmici, dei nodi fisici, dei nodi animici che hanno a che fare proprio con... Ascoltate, chiudete gli occhi e ascoltate. Ascoltiamone proprio gli ultimi 2 minuti. Sentite? Sentite? Adesso, con molta calma e tranquillità, accompagnati sempre dal nostro simbolo, la nostra guida, lasciamo la biblioteca e volando nell'universo tra le stelle di pianeti, pian pianino scendiamo sulla Terra e di nuovo nel nostro corpo, attraverso i nostri chakra. Ci siano cambiamenti nella nostra vita. Come già
ci sentiamo diversi rispetto a certe sensazioni e come ci sentiamo alleggeriti da certi fardelli. Respiriamo profondamente e pian pianino ritorniamo qui, muovendo prima i piedi e poi le mani e pian pianino riapriamo gli occhi e torniamo nel qui e ora. No. E questa era, come dire, la parte finale della meditazione akashica. Tra l'altro proprio stasera parlavamo con Gaetano di avere nel calderone altri progetti di questa tipologia. Io non vedo l'ora, siamo tutti e due molto impegnati, impegnatissimi, impegnaterrimi direi quasi, ma vorremmo veramente continuare a fare questo tipo di lavoro e di ricerca e unire la sua ricerca e le sue canalizzazioni con i miei studi e la mia sensibilità musicale. E, va bene, va direi bene. Che per stasera sì, sono le 22:12. Abbiamo trasmesso questa trasmissione meravigliosa, era ovviamente la prima di spero di una lunga serie di trasmissioni che Salvo vorrà fare da solo. Io l'ho solamente introdotto qui a Bridges of Light. Non fare il pagliaccio. E, come la vedete, non la nostra energia è la sinergia, e questa è l'energia, la sinergia che creiamo nelle nostre classi quando insegniamo, e questa familiarità energetica con le ragazze che ci stanno ascoltando, con Roberta di Genova, Roberta di Catania, Adele, Patrizia e Katia, ho visto prima Cettina, siamo veramente una grandissima famiglia energetica che cerchiamo di donare amore alle persone che incontriamo. E quindi, come sapete, la missione di Bridges of Light è proprio questa, quella di espansione, di creare una famiglia, ma una famiglia estesa al mondo intero e anche alle dimensioni dell'oltre. Quindi Salvo Disca sarà con voi, adesso organizzeremo per lui delle dirette da solo, perché ha bisogno di essere spinto non solo, ma ha bisogno anche di essere più visibile in questo mondo, e quindi noi vogliamo a tutti i costi che lui sia qui su Bridges of Light più spesso. Beh, peggio per voi, insomma. Ecco qua, ecco là. Allora, io vi ringrazio tutti, vi ringraziamo ovviamente insieme. Sono sicuro che questa meditazione vi sia piaciuta. Adele, tu ce l'hai perché ti ho dato la chiavetta dove tutte le mie meditazioni ci sono. Recentemente, ecco, vedi che c'è anche Giovanna che ti dice una cosa, pensa te.
Piacere mio, Giovanna. Okay. Sono certo che succederà anche di presenza e nuovamente con le persone con cui abbiamo lavorato insieme a Napoli. Recentemente, ecco, Salvo, parlaci degli Esseni e delle 5. E della 5. Della 5. Roberta Marano, in che senso della 5? Ma non stasera, poi ce ne parlerai in un altro momento. Infatti, avremo modo. Poi lui ci avrà una scaletta di argomenti di cui parlarvi. Volevi parlare di questa tua, di questo egiziano di cui parlavi? Ah, questa cosa la possiamo dire. Se accendiamo anche il ventilatore che sto squagliando. L'ultima cosa che vi dice Salvo e poi dopo... Sì, è un'altra collaborazione che è proprio agli albori con questo astrologo. Non è egiziano, però fa astrologia egiziana. Per me è egiziana. Sì, anche per me, cioè ce l'ho pure sul telefono, ci ho memorizzato. Antonio Chipinti si chiama, un palermitano. Presto sarà con noi su Bridges of Life. Assolutamente sì, perché ne vale veramente la pena. Magari lo intervisterai tu, chissà, su Bridges of Life. Perché no? Che sta facendo una serie di studi sui suoni. Infatti ci siamo trovati a parlare, a dibattere in maniera intensa su questo argomento. Lui è convinto che ci sia una melodia del tema natale di ogni singolo individuo, quindi è come se si trovasse il glifo melodico personale di ogni persona, che serve appunto a catalizzare determinati tipi di energie, quindi di movimenti, e accettarne altri, perché è ovvio che la disposizione dei pianeti alla nostra nascita non è sempre favorevole tout court, ma ci sono delle cose posizionate in una determinata maniera, appunto per farci sperimentare una determinata parliamo esperienza. Parliamo solamente un momento dell'astrologia egizia e poi chiudiamo, perché non possimo stare qua altri tre quarti d'ora. No, sto finendo. Stai finendo? La faccenda è questa qua. Durante gli ultimi silosi sono un po' prolisso, purtroppo. Ognuno con i suoi problemi. Allora, io ho cercato di spingerlo più a farvi praticare un po' i mantra, per cui quando lui farà le puntate da solo, glielo dite voi se si sta... Sì, esatto. Perdendo in voli indarici, teorici e teoretici, assolutamente. Sono sicuro che voi vi stancherete di sentirlo parlare, quindi dite salvo, facciamo un po' di pratica. Durante la meditazione che ho fatto in questi mesi, che è stata molto intensa, perché per me è stato un periodo molto intenso da tantissimi punti di vista, c'era proprio una notina che affiorava proprio da dentro me, non la cantavo, proprio la sentivo dal mio interno. Un giorno decido di fermarmi durante una di queste meditazioni, dico basta, devo vedere che nota è, e scopro che è un sol. Tra l'altro il sol, nota del quinto chakra, come abbiamo detto, c'è il chakra della gola, per la felicità della nostra Giovanna. E continuo nei giorni a meditare, cerco di andare a pescare nuovamente questa nota, ovviamente niente di più sbagliato, perché è una cosa che deve affiorare. Parleremo anche di questo, faremo una meditazione affinché ognuno di noi trovi la propria di nota. Sì, esatto, lo faremo noi. Parlando con questo astrologo, lui mi fa, come dire, un'analisi del mio tema natale e mi fa notare che il primo pianeta che si incontra dopo praticamente il momento della mia nascita, quindi dopo l'ascendente, è Venere. E il suono di Venere era proprio il Sol. Da qui sono cominciati a nascere, come dire, spunti di riflessione, domande. Abbiamo intenzione di lavorare e saremmo veramente contenti di portare a Bridges of Light la nostra ricerca. Bene, questo è quanto. Bene, adesso lo fermo io, altrimenti. Allora, io vi saluto, saluto e ringrazio Salvo per essere grazie stati, a te Gaetano per avermi per invitato con noi, e ci vediamo prossimamente su questi schermi. Collegatevi sempre su Bridges of Light, sapete che è il nostro portale di espansione pura, verso la luce e verso tante nuove cose che stanno arrivando su di noi. E vi ricordo l'appuntamento con Edel Caris lunedì alle 22. Ciao, buonasera a tutti e buon sabato. Ciao, buonanotte. Ciao.